possiamo anche cominciare. Oh, presidente! Sì, no, perché... a circa 140.000 turni, che corrispondono a 280 megawatt elettrici. Daranno occupazione questi nel 2014 a circa 200 persone dirette. Attualmente i dipendenti di Archimede Solar Energy sono 46, hanno fatto principalmente formazione, addestramento e setup appunto delle macchine. Hanno prodotto prima che ci fosse questo stabilimento, nell'altro stabilimento all'interno di Angelo Antonio Industria, che fa tutt'altre cose, fa camera di simulazione ambientale, per esempio di frigorifere, per gli ospedali. Abbiamo ricavato un piccolo reparto per poter fare i tubi con la macchina che abbiamo rilevato l'Enea, la stessa macchina di spattering, si chiama in genere la macchina di deposizione con tecnologia più sottile, che avevamo prodotto per l'Enea del 2003, quando era presieduta al Consiglio Umbria. Negli accordi che abbiamo fatto con l'Enea c'era l'obbligo di riacquistare questa macchina, che ci è servita, dicevo, per produrre i 1500 tubi che sono andati ad equipaggiare la prima centrale al mondo a Salifusi, che è quella di Priolo Gargallo, fatta da Enel. È una centrale di carattere generale. Si parla molto delle barriere d'ingresso per gli investimenti delle multinazionali in Italia, si parla molto della depolarizzazione nei paesi dell'est europeo, nei paesi asiatici. Beh, credo che questo sia un esempio che va esattamente nel senso opposto. Non è un'avventura, è una sfida calcolata, è una sfida che risponde perfettamente alle strategie di Siemens di andare dove c'è l'innovazione tecnologica. Noi siamo sufficientemente grandi per crescere in modo organico, ma non abbiamo mai rinunciato a crescere anche oltre al modo organico, con acquisizioni, sempre nella direzione dell'innovazione tecnologica. Quindi qui abbiamo trovato il connubio di un'azienda partner esistente che era già tecnologicamente avanzata e radicata sul territorio italiano. Abbiamo portato la nostra competenza, i nostri investimenti, questo al di là delle dimensioni, che sono comunque considerevoli per il panorama industriale italiano, rappresenta, diciamo, un esempio positivo del fatto che non è vero che le multinazionali non vengono in Italia. Ovviamente bisogna saperle attrarre, bisogna offrire quella competenza tecnologica e anche di qualità di persone che noi, ne sono convinto, abbiamo trovato in Umbria, e quindi da domani inizia questa che non è un'avventura, ma è un viaggio industriale. Questa è la macchina che produce i tubi di acciaio, che sono quelli che sono di su. Adesso vi faccio vedere. Andiamo a vedere il maggiore dettaglio. Questo
questo colore blu. Questo colore che vedete, viola qui su, è un materiale ceramico metallico di 0.3 micron. Tutta la tecnologia è qui, in questo materiale. E qui è questo tubo di acciaio, viene incapsulato all'interno di questo tubo di vetro, vengono saldate all'estremità questi soffitti compensatori e viene generato alto vuoto al loro interno per ridurre al minimo gli scambi convettivi. La funzione di questo tubo è raccogliere tutta l'energia solare, trasferirla al tubo ricevitore, ma non riemettere nuovamente nell'atmosfera la temperatura ovviamente che ha raccolto. Infatti, isola. Deve fare il contrario del termosifone, cioè raccoglie l'energia, la trasferisce al fluido ma non la disperde. L'alto vuoto, che è una delle tecnologie di base della Gigantone Industrie, insieme ai processi riduttivi per realizzare la macchina di spacco, rappresentano il cuore della tecnologia in quanto tale. Se guardate la differenza tra questa parte e questa parte del tubo, vedete che qui è molto più specchiato. Questa è la natura effettiva del vetro, che normalmente non trasmette, quindi non fa in modo di essere attraversato integralmente dalla radiazione solare. Per questo noi depositato un sol gel, quindi un coating, un antiriflesso, che serve a garantire che la radiazione solare attraversi al massimo della percentuale possibile, fisicamente è possibile massimo al 97%, i raggi solari attraverso il vetro per raggiungere il coating. Sembra un oggetto semplicissimo nella sua